Sulle linee regionali delle Marche entrano in circolazione nuove carrozze interamente dedicate al servizio bici, capaci di ospitare fino a 64 biciclette ognuna. Sono così 8 ogni giorno i treni regionali dotati di questi vagoni che circolano all'interno del territorio regionale sulla linea Ancona-Fabriano e Ancona-San Benedetto, offrendo agli amanti delle due ruote di muoversi in totale libertà e scoprire in comodità l'unicità e la bellezza dei territori marchigiani. Le nuove vetture sono state presentate dall'assessore ai trasporti della regione Guido Castelli, dal responsabile commerciale della direzione business regionale di Trenitalia Ermanno Russo e dal direttore della direzione regionale Marche di Trenitalia Fausto Del Rosso. Noi ci siamo prefissi l'obiettivo di consolidare il numero dei turisti che si beano delle nostre spiagge, ma di rafforzare il numero di coloro i quali invece scelgono l'entroterra, l'interno e quindi delle vacanze non strettamente connesse allo iodio e alle proprietà abbronzanti dello stesso. Da questo punto di vista noi registriamo, in questo momento ancora a livello pragmatico, ancora non scientifico e statistico, un overbooking di tutte le nostre strutture. Generalmente luglio è andato molto bene. Nelle Marche il servizio di trasporto bici è gratuito nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al contratto di servizio sottoscritto da Trenitalia con Regione, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali. La domanda è immensa ed è sempre in crescita negli ultimi anni. Pensate che quest'anno si stimano 8 milioni di italiani che vanno in vacanza in qualche modo interessati alla bicicletta. Viaggiare in treno è sostenibile da sempre, noi possiamo dire che siamo green da sempre, quindi assolutamente man mano che cresce la sensibilità verso l'ambiente, naturalmente cresce la domanda per il treno. Abbiamo pensato di modellare un'offerta proprio per poter dare una risposta al traffico leisure, non soltanto al tipico pendolare, e devo dire che i numeri sono straordinari. Il Marche Line sta registrando il più 161% rispetto allo scorso anno. Urbino Link ci fa registrare circa 1000 utenti settimana. E il Fermo Link 500 utenti settimana. Cioè, stiamo avendo dei numeri veramente molto molto interessanti.